it's going down. Bienvenidos a todos de nuevo a todos RM. Estoy a parlar como un legend. Oggi però parlo in italiano perché non so più parlare spagnolo. Grazie. Dicevo, continuiamo quindi la nostra crociera, la quinta parte del video, che vede come tappa è spagnola. Adesso lo vedrete perché non ve lo dirò fino alla fine. Comunque una tappa che ho già, in cui sono già incappati, siamo già incappati nella crociera precedente e che è stata assolutamente meraviglioso ritornarci. È stata una tappa che proprio mi è piaciuta tantissimo, e a ciò aggiungo anche il fatto che sono stato io l'altro legend, che adesso chissà dove cavolo è, ma ho un'idea, ho fatto il giudice per una sigla. Godetevi il video. Giorno 4, siamo in navigazione in questo momento verso una nuova destinazione, ovvero Palma de Mallorca. Vi chiederete perché non avevo registrato, come tutte le altre partenze, la partenza da Ibiza. Ebbene, la partenza da Ibiza era alle 4 di mattina. Sfido chiunque che ha camminato tutto il giorno a rimanere in piedi fino alle 4 di mattina. Chi ci riesce bene, chi non ci riesce, amen. Comunque, adesso fino alle 10 saremo in questo stato. Dunque, siamo arrivati per la seconda volta, perché è la seconda volta che ci vengo, a Palma de Mallorca. Allora, Palma de Mallorca è una città, per i miei gusti, molto molto bella. La mia preferita nello scorso viaggio è stata. È una città molto graziosa, come potete vedere lì sul simbolo, la cattedrale. Questo è il porto di Palma. Adesso cercheremo, dopo aver sbarcato, di trovare un taxi che possa avere il miglior prezzo per trasportarci insomma in città e poi dopo andarlo ad esplorare. E dunque eccoci finalmente definitivamente attraccati al porto di Palma de Mallorca. Adesso, come vi dicevo, lo andremo a visitare. Nel frattempo vi faccio vedere la novità dell'ultimo minuto, ovvero che è questa qui. Finalmente quello che è Spilorcio ha deciso di mettersi il cappello di Panama. Dunque, adesso vi faremo vedere delle immagini su questa bellissima città che a me è piaciuta molto. Finalmente siamo arrivati nel cuore della città di Palma de Mallorca. Adesso passeremo in rassegna quelle che sono le sue immagini più belle.
per andare nella cattedrale, simbolo di Palma de Mallorca, tanto da primo scorcio. È bellissimo. Coincidenza vuole che ci fermassimo proprio davanti a un bar che si chiamerà come? Guardate che fantasia. Dovete sapere che dietro la storia di quest'albero qui c'è un mucchio di fantasie, praticamente è un'illusione ottica, ciascuno vede quello che vuole vedere. Comunque sembrerebbero esserci degli animali, non capisco quale, forse un rinoceronte o ippopotami o roba del genere. Ma dov'è la differenza? Cioè non ho mai vista io la differenza. Vedi il rinoceronte. Il rinoceronte. Io vedo il rinoceronte. In questo momento stiamo ritornando quindi alla nave a Palma di Mallorca, ci eravamo già stati, quindi non ho potuto riprendere tutto quanto, tutta la città, perché comunque devo stare insieme al nostro gruppo. E se volete qualcosa di più, comunque andatevi a vedere Palma di Mallorca se vi incuriosisce. E adesso stiamo tornando alla nave, andremo a mangiare, poi dopo nel pomeriggio ci organizzeremo e registreremo qualcosa sul da farsi. Oggi la Palma di Mallorca, cucina campana. Hey sister, do you still believe in love, I wonder? Quello che vi ho detto stamattina è un falso allarme. Non è vero che è l'ultima volta che andiamo a visitare Palma di Mallorca, ma ci torneremo. E poi sono super gasato per stasera, perché stasera io ho intenzione di andare a votare per un talent show
che è The Voice of the Sea, che funziona con le stesse modalità di The Voice of Italy oppure di altre zone, quelle che volete voi. Se non le conoscete, e andate a vedere il regolamento. Comunque è un programma che c'è su Rai 2. E vorrei ricordare che il voto dei Legends vale come il voto di 10 persone.